qua con te, il nostro portierone Bartłomiej Drągowski, meglio conosciuto come Drago. È, più, è soprattutto più semplice. Avete ricevuto il pacco program. Fateci vedere le maglie. Ciao Vittorio. Ciao. Perché hai voluto fare il portiere? È una bella domanda, perché ho detto devo scegliere per forza una posizione dove non si corre. E alla fine ho scelto la porta e per fortuna è andata bene. Hai iniziato a giocare a calcio. Chi ha visto in te le caratteristiche da portiere? Soprattutto mio padre, che anche giocava a calcio, e in porta non ce l'avevo tanti problemi, perché ero sempre, sempre quello più alto e più grande in mia età. Intanto è arrivato un cartellone, bravo sì. Drago, da Leonardo. Da Leo. Grazie mille Leo. Chi era il tuo idolo da piccolo? Da piccolo Arthur Boruc, anche che giocava qua, quindi studiavo ogni giorno, era il mio idolo. Anche lo seguivo quando giocavo qua alla Fiorentina, quindi sono fortunato che posso, diciamo, giocare in una squadra dove era il mio idolo. Ciao Matteo! Non fai il portiere? No, ovviamente come tutti i bambini sempre volevo fare gol, però ho scoperto che per me correre, diciamo, tra virgolette, fa male, che non è per me. Ho detto che devo fare qualcos'altro. Allora, la mia domanda è invece: cosa ne pensi del fatto che in questi ultimi tempi gli allenatori preferiscono avere dei portieri che sappiano sia stare in porta che rilanciare l'azione? Questa bella domanda. Secondo me il calcio va su questa cosa, che il portiere è, diciamo, primo regista della squadra, che lui crea il gioco e tutto parte da lui. Duccio, tra l'altro dietro di te vediamo anche delle sciarpe, viola, insomma, cioè, ecco, sei ben attrezzato. Molto, molto. Giulia, ciao! Ciao! Qual è la tua domanda per Drago? Com'è stato il tuo debutto nel calcio professionistico? Avevi paura di sbagliare? Mia prima partita mi ricordo bene, e una settimana che non potevo dormire, non potevo mangiare, non potevo fare, ero troppo stressato, cioè avevo 16 anni. Diciamo che non è andata troppo bene in questa partita. Sì. Si è finita 4-4, dove, diciamo, su un gol dovevo far molto meglio. Allora alza la mano Matteo! Ti sono mancati tutti? È difficile giocare senza tifosi, perché ovviamente si gioca più semplice con tifosi dietro di te, che ti aiutano, ti spingono per dare sempre di più, ti aiutano per tirarli fuori le forze che manco tu credevi che c'hai dentro di te. Quanti rigori hai parato? Finora questa stagione purtroppo solo due, diciamo che potevo parargli di più. Cosa provi a indossare la maglia della Fiorentina? È una cosa bella, perché quando arrivato non è che giocavo tanto e non è che potevo far vedere quello che c'ho dentro, però dopo, quando, diciamo, ho messo quella maglia da titolare, ho avuto, diciamo, una bella, bella sensazione, e, diciamo, sono qua già 5 anni, sono un bel attaccato a questa maglia, perché anche era mia prima squadra da dove è andato via dal casa mia, e mi sento, diciamo, bene qua e sono abbastanza attaccato alla maglia. Bravi ragazzi, siete stati veramente bravissimi come giornalisti. Allora, grazie, mi raccomando, forza viola, restate vicini alla Fiorentina. Grazie Drago, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. E adesso andiamo con Program a consegnare i regali ai prossimi piccoli giornalisti.